Morelli, è così anche per lei? Il mood europeo è cambiato nel giro di un mese rispetto Ma ai migranti? per fortuna c'è qualcuno che ricorda appunto qual è la scelta dell'Europa, l'indirizzo dell'Europa, 30 milioni di migranti che devono arrivare perché servono delle braccia, punto. Questa è la realtà, mica il buonismo e tutte le balle che ci sentiamo raccontare tutti i giorni. Allora, servono persone che facciano le braccia e servono le persone che vadano a lavorare nelle industrie, dite questo e almeno la gente saprà che appunto non è tutta questa manfrina sul buonismo, sull'essere buoni perché dobbiamo salvare le vite. Perché la stessa Merkel ha dichiarato nei giorni scorsi, a noi servono migliaia di persone che vadano a lavorare nell'industria, visto che, giustamente, E quindi questa è ha la scelto i statistica. siriani, dice lei? Beh, guardi, allora le dico per quale logica sta seguendo la Merkel secondo me. I siriani tendenzialmente sono, arrivano con delle famiglie, quindi sono più facilmente integrabili, tendenzialmente sono istruiti e non sono dei poveracci. E allora se lei dovesse scegliere e guardare tutto l'areale del mondo e le persone che sono in difficoltà, chi sceglierebbe tra coloro i quali stanno arrivando qua in Italia, in particolare a 35 ore al giorno, queste risorse che stiamo mantenendo noi, oppure i siriani che appunto vengono da una dittatura assassina, distruttrice, che ha lasciato parte di quell'area nella totale, praticamente nell'epoca di Neanderthal, eppure arrivano qua e sono laureati con delle famiglie e non Mi poveri, perdoni, ma mi perdoni noi li abbiamo Morelli, mi massacrati. perdoni Prego. Morelli, la domanda sorge spontanea, come dire. Però allora l'atteggiamento di Salvini era sbagliato prima, se adesso possiamo essere possibilisti verso i 30 milioni di lavoratori che arrivano. Basta maglietta con le Assolutamente, ruspe? basta. No, no, ma attenzione, io sto dicendo, voi ditelo, ditelo perché almeno la gente sa che l'indirizzo dell'Europa, peraltro l'aveva detto, l'aveva dichiarato anche D'Alema, non è difficile trovarlo su YouTube oramai qualche annetto fa, che servono 30 milioni di immigrati all'Europa. Voi ditelo, perché noi teniamo una politica diametralmente diversa. Mentre voi e alcuni dicono che servono le braccia agli immigrati, noi diciamo facciamo politiche per la famiglia, perché se i nostri ragazzi non fanno figli, non è colpa dei ragazzi che non sono più capaci di fare figli, è colpa di una politica che non favorisce le famiglie. Io vi ricordo e ricordo a tutti in studio che in Francia c'è una bilancia demografica di 2,2, quindi sta crescendo la demografia in Francia. Sì, Perché? Perché di là sono più bravi di noi a fare l'amore? Non credo proprio. Semplicemente perché di là, in Francia, i figli vengono mantenuti sostanzialmente dallo Stato, ti danno l'asilo gratis, i pannolini, il latte, tutto gratis, sostenuto logicamente dallo Stato. E allora questa è la politica corretta. A noi non servono le braccia che arrivano dall'Africa, a noi servono i figli della nostra gente. E vi ricordo che ci sono 4 milioni di profughi oggi in Italia, che sono i disoccupati, i giovani ragazzi che non trovano lavoro, oppure a causa anche delle scelte dei governi e dei governi europei, sostanzialmente si prendono persone che sono disponibili a fare dei lavori per pochi euro al mese e, a differenza dei nostri ragazzi, logicamente possono fare delle scelte ben diverse.